sembra la meno intimorita. E sembra la meno intimorita. Sembra. Peccato solo l'abito sembra un po' tovaglia da picnic. Ma lei sta benissimo addosso. Ma però... vabbè, ma è un look rock. Allora, hai visto Devil's Wear Prada? Sei la cattiva, sì. Quale, bellissima. Infatti è una bella ragazza, sì. Non capisco perché si sia vestita con la tovaglia su cui ho mangiato ieri. Sono Federica Benzi, ho 23 anni e faccio doppiaggio. Mia madre è una poliziotta ed è il più grande riferimento della mia vita. Questa canzone la dedico a lei che è qua stasera. La mamma si è già commossa, io la capisco. Sicuramente decisa, ma questa dedica c'ha anche un po' commossi. È giovane, ma è grintosa. Mamma mia, secondo me spacca tutto. Comunque il muro emoziona e spaventa, guarda, si sta commuovendo anche lei. È un casino stare lì sotto. Ora che so che sua mamma è una poliziotta, mi sa che devo correre in camerino a nascondere un po' di roba. Pazzesca, un'energia, cioè, ci ha travolto completamente, brava, brava. Sono curiosa anche di sapere tutti gli altri, per esempio Jessica Notaro, che sei, dove sei Jessica? Sono qui giù, dove sei tu? Scusa Jessica, aspetta perché mi dicono che ha totalizzato 84 punti, è importantissimo perché vuol dire che ti puoi accomodare. Seconda posizione per te. E dobbiamo salutare il nostro Peppe con la sua asta. Un bacio grande. Sei stato bravissimo. Allora Jessica, come ti è sembrata? Lei è un fenomeno oggettivamente, no? Voglio dire, abbiamo tutti la pelle d'oca qui.
Però il mio preferito è il ragazzo laggiù. Luca! Io che compagno ho, a me piace lui, lei è fortissima, è forti, cioè la nuova Cristina Aguilera, mi sa, vero? Uella! È così, ovviamente sì. Axel, cosa dici tu? Allora, tua mamma fa la poliziotta, ma la tua voce che mi ha catturato, e tua madre avrebbe tantissime ragioni per catturarmi, ma volevo chiederti una cosa, vabbè, ovviamente, dai, hai visto che il muro l'hai convinto, cosa faresti tu con i 50.000 euro? Mi compro casa. Ah, addirittura! Metto da parte e poi prendo casa, sì. Vedi, è una cosa importante. Fabio, invece tu che cosa ne pensi? Ma volevo fare una battuta anch'io sulla la mamma poliziotta. Cioè, io ritengo che tu sia illegale, quindi c'è da preoccuparsi in famiglia, perché magari ti arrestano. Comunque sei stata bravissima. Tecnicamente non mi sento di dare giudizi sul canto, perché io stesso sono negato, cioè non faccio questo di lavoro. Sei stata bravissima, non mi aspettavo sinceramente che insomma ti esibissi in questo modo. Sei stata davvero brava, non so cosa altro dire. Grazie. Fantastico, prego, puoi accomodarti, vai in...